Buongiorno, come avrete capito dalla rassegna stampa sono molti i temi dell'attualità politica di cui ci occuperemo oggi, però vogliamo cominciare da uno, cioè dalle parole del commissario europeo di Forza Italia, Tajani, che ha detto che l'Italia è il peggior pagatore d'Europa per giustificare l'apertura della procedura di infrazione, però votata all'unanimità dalla Commissione europea, sempre sull'annoso tema molto preoccupante e insomma, anche penalizzante per la nostra economia, dei ritardi che la pubblica amministrazione ha messo in campo e ha accumulato nel pagamento dei debiti delle imprese. È stata una delle promesse più importanti di Matteo Renzi nel discorso della fiducia al Senato, era atteso questo pagamento per luglio, naturalmente sono debiti che si trascinano da molti anni e da molti governi, una parte di questi pagamenti era stata decisa dai governi Monti e Letta, Renzi ne ha inserito delle norme che favoriscono questi pagamenti nel decreto che è stato approvato ieri, il decreto IRPEF ha avuto il varo definitivo ieri, e però ancora i numeri sono lontani, la cifra giusta, cioè il saldo di questo debito, e lo stesso Delrio aveva detto qualche settimana fa, aveva detto in un'intervista al Corriere della Sera che in realtà prima del 2015 c'è poco da fare per chiudere queste cose. Quindi si è aperta naturalmente una polemica su questo argomento, è un argomento chiave della politica economica, e giro subito quindi una domanda su questo ad Alan Friedman, intanto lo presento, giornalista, scrittore, autore del libro Ammazziamo il gatto pardo, che da questa sera diventa anche programma televisivo per la 7 alle 23.15 con un'intervista ad D'Alema. Però Alan Friedman, ti sfrutto subito come commentatore, certo, di questa. Poi ha aperto un conflitto politico, il, certo, governo contro il commissario Tajani, accusato di fare politica contro. Tajani è Forza Italia e Padoan non lo è. È PD o è centro-sinistra. Quindi che ci sarebbe una polemica politica fra un ministro del centro-sinistra e un commissario di centro-destra per un'infrazione che è vero, nel senso che è una vera infrazione del Partito Italia, ma sembra a Padoan strumentale, messo così, si capisce, perché in Italia si può fare polemica su qualsiasi tema, ma la sostanza è importante, perché anche se, cioè andiamo con ordine, la Banca d'Italia ha stimato originalmente che i debiti della PA verso le imprese erano circa 90 miliardi. Io un anno fa, quando cominciavo a lavorare su questo libro con Franco Bassanini, mi sono trovato l'anno scorso con Bassanini, che ha detto: ma io ho proposto a Enrico Letta e Fabrizio Saccomanni nel maggio, forse era maggio scorso, un piano in cui la Cassa dei Depositi e Prestiti avrebbe garantito, cioè i soldi del risparmio postale sono praticamente l'idea che secondo me ci sarà è questo: il governo non paga soldi, il governo prende una specie di garanzia. Questa garanzia le imprese portano in banca. In qualsiasi banca d'Italia, un garanzia del tesoro italiano si incassa. Questo viene contagiato nel debito del paese. Contagiato vuol dire calcolato, ma è già contagiato. Un anno fa Tajani e pure Olli Rehn, il commissario per l'economia, hanno detto a Bruxelles: questo è già, fa parte del debito italiano, va pagato alle imprese. Adesso la cifra di quello che si può certificare, diciamo, la società buona, 60 miliardi circa. 75, correggo, almeno 75 è il dato di Confindustria e anche quello della Banca d'Italia che ha scritto il governatore. Sarà oggetto di polemica anche. Ma se si pagasse 60-75 miliardi, questo è denaro che gira nell'economia, non costa ai contribuenti nulla, aumenta il debito sulla statistica, ma è fondamentale. Quindi in questo caso io spero profondamente che si accelera, che il governo Renzi fa qualcosa per pagare questi debiti. Altrimenti poi Renzi perde una scommessa anche con Bruno Vespa su questo. E vedo collegato il sindaco di Firenze, Dario Nardella,
che naturalmente qui è anche in veste di politico, e quindi giro subito a lui la questione dei... È chiaro che non è un esponente del governo Nardella, però diciamo che è il cerchio magico comunque di Matteo Renzi, e quindi sicuramente informato Nardella su questa questione del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, che poi naturalmente a cascata riguarda l'economia, i comuni, riguarda tutto. Lei, Renzi, in realtà diciamo così, ha rinviato, questa era una delle promesse centrali, aveva detto a luglio, poi è diventato settembre, e poi Del Rio ha detto però prima del 2015. Come, che cosa succede? Perché anche diciamo, questo accordo con la Cassa Depositi e Prestiti, questo tipo di intervento, ha subito un rallentamento, secondo lei? Ma ora, a parte... Intanto buongiorno. A parte il fatto che, esatto. A parte il cerchio magico che non vedo, però al di là di questo ho seguito fino a poco tempo fa le vicende nazionali e ora da Firenze più a livello locale. Il tema del pagamento dei debiti è un tema centrale che tra l'altro non riguarda soltanto il quadro nazionale, vorrei ricordare, anche il quadro locale, ci sono debiti della pubblica amministrazione locale verso le imprese. A Firenze, ad esempio, stiamo per approvare il bilancio preventivo e già il bilancio consuntivo del 2013 ci consegna una situazione di recupero totale dei ritardi dei pagamenti della PA. Quindi io registro intanto uno sforzo anche a livello locale delle amministrazioni per il pagamento dei debiti. Sul livello centrale statale sappiamo benissimo che si tratta di una mole gigantesca, ne parlavate prima. L'impegno del governo che ho visto è quello di provvedere a pagare questi 68 miliardi di euro. Una cifra diversa. No, chiaro, 68 miliardi è vero che è l'impegno, cioè che diventa la cifra sommando quello che è già stato pagato. Per adesso ce ne sono 9 miliardi, esatto, non di più, che sono mossi dai provvedimenti del governo Renzi. I 47 erano invece... 22 su 47 li aveva messi il governo Letta e ne mancano ancora tanti, perché sono 75 in realtà. Prego. Esatto. No, dico, è chiaro che qui non dipende soltanto dal governo in senso stretto, ma anche da tutta un'altra serie di soggetti. Lei citava la Cassa Depositi e Prestiti. Poi devo dire che il decreto che è stato convertito, che non riguarda soltanto le 80 euro al mese, ma riguarda una serie di misure economiche e fiscali, prevede un'accelerazione ulteriore sul fronte del pagamento delle imprese. Quindi io su questo sono fiducioso. Certo, i tempi si dilatano, ma francamente la procedura di infrazione dell'Unione Europea non, dal mio punto di vista, non può essere vista o strumentalizzata come un giudizio politico su un fallimento che non c'è. Ora il governo mi sembra che sia impegnato, anche le istituzioni locali. Il punto è che Cassa Depositi e Prestiti deve essere più rapida e efficace nel supportare il governo su questa azione di pagamento. Quindi vediamo, Nardella dice è un po' colpa della Cassa Depositi e Prestiti. Sento Friedman che non è tanto convinto e neanche Sisto, però voglio chiedere un'altra cosa a Nardella prima di dare la parola e anche di presentare gli altri ospiti. E cioè, anche lei pensa che Tajani abbia dato un... insomma, che abbia fatto qualcosa contro l'Italia, qualcosa di incomprensibile, come ha detto Padoan? Guardi, io dico che sono molte le procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia. In questi ultimi anni l'Italia, che era fanalino di coda, addirittura per ultima, prima di Malta, come procedure di infrazione, ha fatto grandi passi in avanti grazie alle leggi comunitarie, e lo sta facendo anche con questo governo. Prima era spacciata, ora ha recuperato moltissimo, aveva addirittura prima più di 100 procedure di infrazione aperte. Quello che dispiace è che l'Unione Europea oggi non riconosca gli sforzi che l'Italia sta facendo nel rispettare
le regole poste dall'Unione Europea in campo ambientale, in campo fiscale, in campo di liberalizzazioni, è un dato oggettivo. Quello che emerge invece è soltanto la procedura di infrazione, l'attacco sul fronte del pagamento della PA, come se fosse un problema sorto oggi. Vorrei capire come mai negli anni precedenti questo aspetto non è esploso, quando invece sappiamo benissimo che era perfino più acuto di oggi. Comunque, se si sveglia ora l'Unione Europea, non abbiamo bisogno dell'Unione Europea per capire che il pagamento è una questione della, di Unione Europea, della PA, centrale. Non una questione di italiani, insomma, per Nardella. È una questione di Unione Europea, non di italiani. No, è di Unione Europea e di italiani allo stesso tempo, perché italiani non è in questo caso parla a nome dell'Unione Europea. Voglio dire, la questione del pagamento dei debiti della PA sappiamo benissimo che è centrale, e lo sapevamo anche prima che Tajani lo rilevasse. Chiaro. Allora, Barbara Saltamartini del Nuovo Centrodestra, quindi insomma una forza che fa parte della maggioranza, effettivamente c'è un ritardo, d'accordo con Nardella che dice che chi è in ritardo è la Cassa Depositi e Prestiti, ci sono... No, guardi, mi faccio fare intanto una premessa generale. Perché... Ce l'ha anche lei con Tajani? No. Io ritengo che poi si può giudicare sull'opportunità o meno di un commissario che a pochi giorni, diciamo, smetterà i panni del commissario per diventare ufficialmente, diciamo, riprendere il ruolo di europarlamentare, fosse opportuno o meno questo atto, ma diciamo, questo riguarda l'opportunità politica e... evidentemente insomma anche il rispetto dei ruoli che si giocano a seconda appunto delle situazioni, ma io su questo non voglio entrare, questo sta ad Antonio Tajani e quindi questa è una valutazione che lascio in secondo piano. Io quello che dico invece è un'altra cosa, che diciamo al di là di perdersi in sterili polemiche che ho visto soprattutto ieri sulle agenzie, scambi d'accusa tra esponenti di un partito e il governo, io credo che noi oggi ci dobbiamo semplicemente rimboccare le maniche, come abbiamo sempre fatto di fronte a questo tema negli ultimi 2 anni. Precedentemente forse siamo stati un po' troppo passivi. Allora, rispetto a questo, noi adesso, la lettera che ci è arrivata da Bruxelles implica che entro 2 mesi l'Italia dovrà fornire le risposte necessarie per rispetto alle domande che l'Europa ci sta ponendo e rispetto alle quali risposte verrà o meno confermata la procedura di infrazione. Se verrà confermata, quindi, ci sono delle sanzioni? Ovviamente, come tutte le procedure di infrazione, purtroppo. Quindi io credo che adesso... Allora, attualmente il governo, non solo quello Renzi, ma anche diciamo, l'ultima fase del governo Berlusconi, Monti devo dire in poco, Letta e Renzi, insomma abbiamo cominciato ad affrontare il problema in maniera un po' più seria rispetto al passato. Quindi alcuni fondi già sono stati presi e dati alle imprese o agli enti locali che devono poi trasmettere alle imprese, e qui lo voglio dire perché anche su questo punto di vista bisognerà fare un'attenta valutazione, perché per esempio alcune regioni che hanno ottenuto i soldi per pagare i debiti che hanno con le imprese non li hanno spesi. Faccio un caso su tutti, che è quello più emblematico, più problematico e più critico d'Italia, che è la regione Sicilia, che ha ottenuto dallo Stato 1 miliardo di euro per questi pagamenti, non ne ha utilizzato neanche un centesimo. E quindi questo, diciamo, è uno dei motivi per i quali bisognerà rispondere a Bruxelles, che purtroppo alcuni soldi sono già stati dati agli enti che devono pagare, pubblici, ma purtroppo questi enti pubblici non li hanno utilizzati. E qui allora mi viene da dire, forse sarebbe il caso di, prima ancora che ragionare sulle colpe dello Stato centrale, valutare effettivamente quanto gli enti locali e quindi le pubbliche amministrazioni locali siano effettivamente in grado di dare o no risposte rispetto a somme di denaro che hanno disponibili in questo senso. Magari, forse, sarebbe il caso. La Regione Sicilia ha certificato, non lo dice Barbara Saltamartini, lo dicono ovviamente i dati che ci arrivano dai nostri uffici di bilancio. La Regione Sicilia nel frattempo però ottiene dei soldi dallo Stato per fare altre cose. C'è Friedman che sta qui, che quindi voglio dire, cerchiamo di capire anche... Però sì, c'è anche Sisto, certo. Sì, no, volevo dire una cosa, innanzitutto buongiorno. Buongiorno, Sisto, Forza Italia, non l'abbiamo, Francesco Paolo Sisto, anche Presidente della Commissione Affari Costituzionali, e poi ci dirà tutto sulle riforme, naturalmente. Beh, quasi tutto. Però intanto, quasi tutto. Quasi tutto, no, innanzitutto io credo che bisogna essere chiari, qui ci sono dei numeri e delle regole.
secondo le... Sì, i numeri e le regole, scusi, la interrompo soltanto per dire che la media italiana è 170 esatto. giorni per i pagamenti e invece la direttiva europea impone che sia fra i 30 e massimo 60 ma la direttiva europea che è entrata in vigore su iniziativa del governo Monti prevede 30 giorni o al massimo 60 per alcuni settori, una mora dell'8%. Beh, io dico che noi siamo, secondo Banca Italia, a 180 giorni, secondo la CGA, i piccoli artigiani di Mestre, nei primi tre mesi del 2014, 165 giorni e siamo gli ultimi, cioè superiamo di 107 giorni la media europea. Io vorrei ricordare, perché qui non si tratta di essere clementi, il governo Renzi punta molto sui tempi, cioè io dico e faccio. Bene, allora Renzi ha detto, appena insediato, pagamento entro 15 giorni, poi ha detto entro San Matteo il 21 settembre, poi Del Rio ha parlato del 2015, poi ha detto entro il 2014, bene, io direi che abbiamo pagato, oggi sono stati pagati soltanto 23,5 miliardi e col provvedimento di ieri ne sono stati aggiunti 13. Un fallimento per il governo, perché dire, fare, promettere tempi è un mantra del governo Renzi, cioè Renzi dice io dico, faccio entro questo tempo. Dai 15 giorni al 21 settembre, al 2015, al 2014, bacchettati dall'Unione Europea, non da Tajani, per carità. Omettere quello che è un dovere significa essere inadempienti. Tajani, il commissario, di fronte a un ultimo, direi, desolante posto del nostro Paese, a fronte delle promesse ai 15 giorni, San Matteo, eccetera, eccetera, non c'era scelta. La polemica politica serve solo a nascondere il venir meno ad un impegno importante. Questo è un paese quindi che secondo lei non è incomprensibile, insomma, questo no, giudizio è doveroso. Cioè io dico che la polemica politica è sterile ed è un modo per mettere una sorta di patetica coperta su un dato evidente. Un dato che è stato cioè, accumulato anche da governi precedenti. Il nostro è un paese che ha bisogno di ripartire. Se le imprese non vengono, come posso dire, retribuite, non vengono saldate per quello che è il loro debito secondo le regole di un altro governo addirittura che si voleva migliorare, io penso che questo è il primo grande fallimento di questo governo. Allora, intanto Friedman, se condividi questo giudizio di Francesco Paolo Sisto, il primo grande fallimento lo diamo già, e poi soprattutto ti vedevo un po' critico mentre Nardella diceva che c'è una responsabilità diciamo di lentezza naturalmente, non da di opposizione parte da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Allora, che sia un grande fallimento, quello è parola di un politico, io direi è terribile per il Paese, è sgradevole per l'economia che questi decine di miliardi che possono aiutare la domanda interna, aiutare le imprese a pagare i debiti, non ci sono. Poi non faccio un giudizio politico. E non ero in disaccordo con Dario Nardella in generale, ma sul punto specifico che a me non risulta che la Cassa dei Depositi e Prestiti è il problema. E forse in modo succinto riporto che Bassanini, presidente della Cassa dei Depositi, è andato a Enrico Letta e Saccomanni l'anno scorso con il piano, lo stesso piano che adesso Renzi vuole implementare, lo stesso piano. Beh, era il piano che Renzi ha annunciato proprio nel discorso della sì, fiducia. Ma mi ha detto, e abbiamo scritto nel Corriere, messo nel libro e sarà nel programma, ha detto Bassanini, era un problema della burocrazia del MEF, del Ministero dell'Economia, che bloccava Letta. Io ho detto, ma scusami, Enrico Letta e Fabrizio Saccomanni erano più deboli dei burocrati della MEF? E lui ha detto, qual è l'ultima volta che sei stato in via 20 settembre? Certo. E quindi, che quindi la burocrazia, però le cose dovrebbero essere cambiate. Io vorrei se... denunciare qui a Omnibus la burocrazia del MEF e chiedere chi c'è accanto a Padoan che si sveglia per bene del governo Renzi e per il governo del paese, perché è bene che si paga 13 miliardi, ma ci sono 60 o 70 miliardi che, ripeto, sono già calcolato nel debito del paese, non cambia il debito italiano. Allora, a questo proposito, il Sole 24 Ore qui a pagina 2 dice che in realtà il problema è che è ancora il decreto attuativo ancora delle decisioni dei precedenti governi, ancora insomma sta per essere fatto ma ancora non è stato fatto dalla e burocrazia anche, dalla burocrazia, sì, dal MEF e anche che, questo è quello che riporto, quello che scrive Carmine Fotina sul Sole 24 Ore, e anche la convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti sarebbe in stand-by. La macchina attuativa
scrive Fotina, non è ancora decollata, manca infatti il decreto del Ministero dell'Economia che dovrebbe fissare il tasso massimo di sconto che le banche possono praticare nelle operazioni di cessione da parte delle imprese e le condizioni di operatività della garanzia statale che coprirà l'intero meccanismo. Però posso dire una cosa? Poi c'erano delle cose del decreto IRPEF che però sono pochi soldi alla fine, cioè 13. C'è una parte normativa, però pochi soldi rispetto alla mole, attenzione, perché ci va a dire. Parliamo sempre di un poco relativo. Un momento, scusi, perché io non ho ancora presentato Stefano Zurro, che è in collegamento da Milano, del giornale, volevo sentire anche cosa ne pensa lui di questa vicenda. Buongiorno Stefano. Allora, è chiaro che la mossa di Tajani a pochi giorni si presta, come dire, a controdeduzioni, però ci sono degli elementi che mi paiono oggettivi. Allora, anzitutto il fatto che tutta la Commissione sia stata d'accordo con Tajani, come lui dice, senza neanche un astenuto sul far partire questa procedura, primo problema. Quindi non è una mossa di Tajani così... che mezzo in romanesco. No, infatti fa partire... questo dall'inizio, l'ho detto anche aprendo, è una decisione, è stata votata, presa all'unanimità, questo va detto. Quindi questo, da un certo punto di vista, questo però fa già piazza pulita, perché va bene, cioè, lo sottolineo perché secondo me è un dato fondamentale, non è Tajani contro l'Italia, è la Commissione europea che tira le orecchie all'Italia dopo che gliele ha già tirate tante altre volte. Allora, se vogliamo essere equilibrati, dobbiamo dire che la Commissione ha tirato le orecchie all'Italia un sacco di volte, che la procedura stava già per partire con Letta, sì. E naturalmente questa è una responsabilità storica che ci si portano dietro tutti i governi, sia chiaro, destra, centro e sinistra, certo, negli anni scorsi. Perché qualcuno l'avrà accumulato questo debito, qualcuno non, non sarà intervenuto in tempo. Esattamente come il problema, è esattamente come il problema del debito pubblico, esattamente, certo. Per fare un esempio che non c'entra assolutamente niente, ma su cui pure l'Europa in altra forma, non la Commissione, ci bacchetta, che non c'entra niente, ma è per fare un esempio il tema delle carceri. Alla fine qualcuno rimane col cerino in mano dopo che 100.000 volte ti hanno detto i detenuti non possono stare in quella situazione, in quel caso il Consiglio d'Europa o la Corte Europea dei diritti dell'uomo dice basta. Il limite è superato, l'Italia comincia a pagare i risarcimenti, le multe, chiamateli come volete. Allora qui c'è un problema storico. Letta, la procedura doveva già partire con Letta, l'Italia all'epoca, che poi non è molti anni fa come sappiamo, Letta, e ieri, aveva detto vabbè, paghiamo la mora e tiriamo avanti. E in realtà mi pare che Renzi abbia fatto un gioco di prestigio, gliene riescono tanti di questi tempi, ma questo un po' meno, perché ha detto noi pagheremo, ricordate, pagheremo tutto. Pagheremo subito, poi vale quello che si è appena detto prima, che c'è la burocrazia, che ci sono problemi di contabilizzazione, poi c'è la cassa depositi e prestiti, e poi la verità è che è difficile mettere a posto tutta questa situazione quando non si sanno nemmeno esattamente quanti sono questi soldi, perché tuttora le cifre ballano. Se voi parlate con la CGA di Mestre, se parlate col Ministero, se parlate con l'Istat, se parlate con la Banca d'Italia, ognuno dà cifre diverse. E poi un'ultima cosa che è la più drammatica di tutte, vorrei sottolineare, non ci si riferisce ai debiti precedenti alla direttiva europea del 2013. Il vero problema è che l'Italia continua a pagare con ritardi scandalosi di mesi, e se andate in alcune ASL, in alcune situazioni del sud, qua si va agli anni, sui debiti che si creano adesso, cioè non è che ci dice vabbè, abbiamo un contenzioso che risale al 2008 e lo risolviamo, qua si creano debiti nel 2013 e si pagano con ritardi di 6, 7, 8, 10 mesi adesso, questo è il punto. Allora su questo Renzi ma ha fatto sono poco i casi? O nulla. Allora un momento, Nardella, ci sono decine di casi, scusatemi, devo dare la pubblicità e poi dopo siamo pieni di casi, vi devo interrompere per la pubblicità, dopo do la parola a Nardella. Nardella, mi scusi, ma dobbiamo fermarci soltanto per qualche minuto, poi ripartiamo da lei, a fra poco. Allora, diritto di replica per Dario Nardella, perché a proposito delle critiche che faceva Stefano Zurlo, sul fatto che ancora oggi alcune pubbliche amministrazioni, Nardella, continuano ad accumulare debiti nei confronti delle imprese.
No, ho sentito Zurlo che spara un po' nel mucchio. Allora, io citavo il caso ad esempio di Firenze. Noi siamo oggi a 30 giorni in media di pagamento, grazie anche al supporto del governo. Siamo un esempio concreto, perché altrimenti parliamo alla gente che ci guarda da casa in modo generico. Vabbè, però questo è Firenze, poi diceva la Saltamartini diceva, no, della appunto, Sicilia. La Saltamartini giustamente faceva un altro caso, e cioè il caso della Sicilia, che invece trattiene le risorse e non le paga. Allora, questa non è colpa del governo Renzi, attenzione. Il governo in questi mesi ha messo in campo tutti gli strumenti possibili, a cominciare da quelli legislativi, per chiudere la partita con i debiti precedenti e allinearsi ai tempi previsti dall'Unione Europea per i pagamenti da oggi in poi. Riguardo a quello che dice Friedman, è vero, non si può dare tutta la responsabilità a Cassa Depositi e Prestiti. Anzi, Cassa Depositi e Prestiti interviene, come ho detto, a supporto dell'azione dello Stato. E qui è vero che c'è una responsabilità anche della burocrazia statale, rispetto alla quale però mi pare Presidente Renzi sta facendo una battaglia che altri addirittura rimproverano o criticano, perché prima diciamo che Renzi sbaglia ad attaccare i burocrati, poi però ci accorgiamo che a causa di sistemi farraginosi di attuazione delle leggi, i ritardi del pagamento della PA dei debiti alle imprese diventa un problema serio. I regolamenti attuativi delle leggi sono in gran parte fermi e bisogna accelerare sulla loro attuazione, altrimenti anche i testi normativi rimangono soltanto nero su bianco. Sui tempi, Bassanini ha detto proprio ieri che per i debiti pregressi, se i regolamenti sono a posto, entro il 21 di settembre si può provvedere a pagare tutti i debiti pregressi. Quando la pubblica amministrazione non interviene, allora intervengono le banche a supporto. Allora, qui ci sono varie questioni. Intanto Nardella dice entro il 21 settembre, quindi dice che Renzi non perderà la scommessa che ha fatto su questa data. L'ha ridetto Bassanini ieri sera. Sì, certo. E poi naturalmente ritorna il grande bersaglio, diciamo, che è quello del governo, no? Della vera riforma che vuole fare, il vero cambiamento diverso che vuole fare questo governo, che ha nel suo mirino la burocrazia. Perché ancora? Perché dei cambiamenti sono stati fatti anche all'interno del Ministero dell'Economia, quindi anche dei cambiamenti di persone, cambiamenti a Palazzo Chigi, insomma. Ma diciamolo, alcuni, altri. Diciamolo in questi termini. La grande riforma della pubblica amministrazione di Renzi, che è un passo in avanti, di cui ancora non c'è testo scritto, però insomma è stata varata. Speriamo in bene, vedremo cosa viene fuori, ma questo è importante. Io comincerei la riforma della pubblica amministrazione facendo, se non piazza pulita, su alcuni dei vecchi mandarini del Ministero dell'Economia, quelli che sono oggi ancora presenti nell'ufficio vicino a Padoan, che erano lì per Saccomanni e che sono loro che hanno bloccato la proposta di Bassanini nel maggio 2013 e che sono sempre lì. Ma che ruoli sono? Chi sono? Ruoli importanti e elevati. Ma invece di personalizzarlo su questi tre o quattro burocrati a via 20 settembre, diciamo così, il governo vuole che si pagano i debiti, questo si capisce. Secondo me bisogna scegliere la battaglia. La battaglia qui è importante perché è un modo facile a stimolare la domanda interna ed è giusto. E quando la gente a casa ci guarda e si sente parlare di infrazioni perché bisogna pagare in 30 o 60 giorni, chi che sta a casa riesce a campare a fine mese e pagare le bollette o tutte le cose in 30 o 60 giorni? E chi che ha una piccola impresa viene pagato come fornitore in 30 o 60 giorni? È assurdo. Cioè in Italia spessissimo la regola di un'economia depressa è che si paga in 120 giorni. Il governo deve fare l'esempio di quello più virtuoso, ma non lo fa. Guarda, allora, però poi c'era Sisto che voleva dire una cosa. Vado velocissima. Allora, intanto io, guardi, sono convinta di una cosa. Quando lo Stato ha dei debiti, ma allo stesso tempo esige
tempi certi per invece riscuotere i suoi crediti, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. E qui non è che perde Renzi, o perde il governo Renzi, o perde qualcun altro, qui ne perde l'Italia. Cioè, quindi vorrei che anche in questo noi ragionassimo in una maniera diversa. E io personalmente siamo noi in questo governo proprio per dire veramente il cambio di passo che chiede Renzi, non è che lo chiede perché così ottiene qualche punto percentuale in più, e noi vi partecipiamo perché noi siamo convinti che o l'Italia cambia o così si muore. E quando le nostre imprese hanno questa mole di crediti nei confronti dello Stato, vuol dire che l'Italia sta in grandi difficoltà. Posto questo, e quindi vorrei anche sgombrare il campo da quelle polemiche sterili di cui parlava giustamente Sisto prima, perché se noi continuiamo a rimbalzarci le responsabilità l'uno con l'altro, il problema non si risolve. Allora, io parto da un principio. Anche se a un certo punto, se ogni tanto qualcuno si assumesse pure qualche responsabilità, e qui volevo dire non farebbe male, mi pare, l'Italia. Volevo esattamente arrivare a questo punto. Allora, il Parlamento si è assunto una responsabilità, lo ricordo a Sisto perché eravamo ancora nello stesso partito, quando a giugno dello scorso anno abbiamo fatto una mozione parlamentare, bipartisan, firmata da più di 180 parlamentari, all'epoca per il PDL c'era ancora il Popolo della Libertà, fu sottoscritta dalla sottoscritta in quanto vicepresidente della Commissione Bilancio, da Daniele Capezzone in quanto presidente della Commissione Finanze, dalla De Micheli del PD e da Boccia del PD in quanto presidente della Commissione Bilancio, e da grandi, e da una larghissima parte del Parlamento italiano, proprio per dire ci siamo stufati. Gli strumenti legislativi sono essenziali, quindi noi lavoriamo per creare i presupposti normativi per far sì che questo problema si possa risolvere. E quindi siamo partiti con un'assunzione di responsabilità, innanzitutto del Parlamento, dopodiché noi combattiamo quotidianamente con un sistema di burocrazia che sta ammazzando l'Italia. E la burocrazia ammazza, non soltanto lo Stato, e ammazza anche quello che diceva anche allora, prima. Allora, cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo semplificare i processi. Ma no, noi dobbiamo intervenire con le responsabilità. Sì, noi abbiamo un presidente... Finisci. Allora, noi dobbiamo ragionare sulla semplificazione, perché le norme ci sono. Pian piano si stanno mettendo a disposizione le risorse disponibili per arrivare a completare i pagamenti, anche se ovviamente i soldi sono quelli che sono. Non c'è dubbio, vorremmo fare di più, certamente, però intanto quello che c'è viene messo a disposizione. Però se noi non semplifichiamo anche i processi successivi, e soprattutto se non chiediamo a chi deve pagare la responsabilità di procedere ai pagamenti immediati, e quindi anche prevedendo delle sanzioni laddove non lo si faccia, noi questo problema non lo risolveremo mai. Ma secondo lei è la riforma da e non è la responsabilità del singolo soggetto politico, perché saremmo... la comunicazione bugia non si regge sul fascino di Barbara Saltamartini, si regge su dati e su numeri e su fatti. Questo è il primo, fallimento del governo Renzi, che si rivela un governo, per un governo, il 21 settembre, no, lo dico subito, senza qualità, perché promettere e non fare è facilissimo, e la comunicazione produce. Se io prometto, c'è una sorta di morfina sulla patologia che provoca un effetto rebound positivo. Quindi è un governo qualsiasi, qualunque, come tanti governi, che ha promesso e non ha mantenuto. Ma riportato alla normalità... Lei, insomma, non vuole aspettare ancora? Io vado avanti per step. Se c'è un impegno non mantenuto, io ne prendo atto e lo registro, e dico che quindi non siamo di fronte per a questa così straordinaria capacità di dire e fare. Anzi, esattamente il contrario, se l'Europa ci bacchetta come ultimi in classifica, ci sarà pure una responsabilità. Ma dico una cosa, burocrazia, un comodo parafulmine, molte volte, per eludere le responsabilità politiche. Renzi è forse il primo Presidente del Consiglio che ha il Ministro dell'Economia completamente dalla sua parte. Questo è un dato che si registra, come anche il Ministro del Lavoro, un altro dato importante. È il primo Presidente del Consiglio che è segretario, a parte un esempio nella storia, segretario del partito e Presidente del Consiglio, cioè ha una serie di assist sul piano operativo. Cioè lei dice è fortissimo Renzi. È fortissimo, quindi non capisco perché dei burocrati possano ostacolare questo percorso. È inspiegabile. L'assunzione di responsabilità vuol dire questo, avere la capacità, con questa, uso un termine da ingegneri a cui insegno, l'assonometria
No, fra vorrei... il... No, no, volevo, no, volevo presto, soltanto completare. No, no, posso completare, scusate. Quindi, voglio dire, sì, è vabbè, facile scaricare sulla detto... burocrazia. No, ma volevo aggiungere... Lei l'ha detto chiaramente. Sentiamo no, solo questo. No, no, solo questo. La capacità di non dire, senza avere la certezza di mantenere su questi temi fondamentali, è la caratteristica della serietà di un governo. Un governo si misura su questi parametri, sulla ripresa, sull'economia, sulle imprese. Questo è il primo terreno. Tutto il resto poi, le riforme, si vedrà. No, mi interessava sapere da Nardella, in effetti, questa notazione, perché abbiamo visto sempre conflittualità tra Berlusconi via 20 Tremonti, settembre, Berlusconi Tremonti, l'abbiamo visti anche in altri governi. Ma Nardella... Ce l'abbiamo potuto anche noi, insomma. No, guardi, io vedo un esecutivo unito, è vero, Padoan ha un rapporto straordinario, il Presidente del Consiglio e da amministratore locale sono anche rassicurato da un quadro di un governo, di un collettivo forte, però voglio dire questo, qui non si tratta di impegni non presi, questo governo sul tema dell'IRPEF, sul tema dell'impegno riguardante la ripartenza dei consumi, gli 80 euro al mese, ha detto che lo avrebbe fatto e lo ha fatto. Basta quindi con per questi 80 piacere, euro, no, perché ve li siete ripresi già, no, ma basta con questi allora, 80 euro, dire, questo spot degli 80 euro, mezzo, ve li siete ripresi 10 volte Sisto, questi 80 euro, dai Dario, tu. Tu sei in studio, allora sto dai, parlando su di credibilità, visto che tu sostieni i numeri, ti ricordo una cifra, ma non per far polemiche, tu dici bisogna guardare i numeri, beh, 557 miliardi di debito pubblico, sai chi li ha fatti? L'ultimo governo Berlusconi, ma 557 miliardi. Questa è una tua idea che io rispetto su un piano contenutistico, quindi, ma non su un piano di causalità. Quando chiamiamo in causa i numeri questa e chiamiamo in causa le responsabilità, vabbè, comunque, fa niente. Va bene, lo verifichiamo. Chiedo alla Sardoni domani mattina di dire ai telespettatori se è vero o no. Va bene, faremo una verifica. Faremo una verifica. Cerchiamo al guru Sardoni. Cerchiamo di farlo. Dico questo perché Sisto chiama in causa i numeri e le responsabilità e quindi io sto ai numeri, guardo i numeri, le promesse non mantenute. Il tema del debito pubblico del paese e del pagamento della pubblica impresa della pubblica amministrazione alle imprese non è uscito ieri e neanche l'altro ieri, è l'effetto di un sistema di mancato controllo dei conti da parte di molti governi precedenti. Aggiungo e torno a dire quello che ha detto anche Friedman, la battaglia contro la burocrazia non è un alibi, non è un alibi, perché c'è una responsabilità, quella sì della politica, di non essersi presi gli impegni a modificare il sistema della burocrazia, ad esempio a cominciare dall'attuazione delle norme. Noi abbiamo troppi regolamenti attuativi fermi allora sui tavoli degli uffici legislativi dei ministeri. Sì, però questo non come si rimettono in settimana. Moto? Il punto è questo. Passiamo questo naturalmente. Vale diciamo, tutto, è stato l'oggetto di una grande campagna anche del Sole 24 Ore con il precedente governo, anzi con il governo Monti addirittura, questo tema dei regolamenti attuativi. Quindi è un tema presente all'opinione pubblica sicuramente, però a questo punto è come si risolve, cioè come come si sbloccano i decreti attuativi. C'è Zurlo che vuole dire una cosa, poi... No, rapidissimamente, siccome appunto stanno venendo fuori tutti i nodi che sono al pettine, allora rispetto a quello che diceva prima Nardella quando mi diceva che sparavo nel mucchio, vorrei specificare, Renzi, che è un grande semplificatore, ha promesso quello che non poteva promettere, questo è evidente, perché non è che in pochi mesi arrivi, hai la bacchettina magica e risolvi tutti i problemi e paghi i debiti della pubblica amministrazione. Ammettiamo che stia procedendo nella direzione giusta che diceva Nardella. Qui ci sono da risolvere una valanga di problemi, perché è inutile che ci prendiamo in giro, e questo lo dico anche a Sisto, perché non vorrei ridurre il tutto a uno spot che non si può fare. Le cose stanno in una situazione drammatica ed è una responsabilità che si portano tutti i governi, l'ho detto prima, perché non voglio cavarmela con quattro paroline di circostanza. Questo è un problema drammatico che va a toccare la burocrazia del Ministero, che va a toccare la forza dell'esecutivo, che va a toccare i rapporti con le regioni, con le ASL, con i comuni, che va a toccare tutta la catena di comando in tutti i passaggi da Roma fino all'ultimo comune d'Italia, che va a toccare il patto di stabilità interno, perché siamo pieni di comuni che hanno i soldi in cassa e non li possono pagare, e Tajani ha già parlato anche di quello, e poi partirà pure una procedura di infrazione sul patto di stabilità interno.
Quindi non ci prendiamo in giro dicendo che in un mese, in due mesi, in tre mesi risolviamo un problema, quando un anno fa, sei mesi fa, manco si sapeva quanti erano questi soldi, si sono accapigliati per mesi tutte le autorità possibili nel quantificarli e si tira la coperta dicendo sono 100 miliardi, sono 90, sono 110, e la CGA di Mestre, che vale come una specie di autorità ombra, di governo ombra, dà delle sue cifre, contesta il Ministero. Allora, quindi, non si può né ridurre il problema a un problema politico di Renzi con col Ministero, né tantomeno cavarsela dicendo che adesso abbiamo iniziato, abbiamo risolto il problema, che è tutt'altro che risolto, perché a Firenze avranno 30 giorni, come dice Nardella, tutti da verificare, peraltro non lo dico polemicamente, da verificare. Poi ci sono un sacco di situazioni in giro per il Paese, basta parlare con chiunque in Italia, con l'imprenditore, per dire che ci sono situazioni appunto di ritardi, non di 60 giorni, di 180 giorni, di 200 giorni, ci sono casi limiti di anni, in questo momento, di anni, e questo non sto dicendo che sia colpa del governo, sto dicendo che Renzi è arrivato e ha detto risolviamo tutto, benissimo, ci siamo davanti a un problema che è immane, e io non so quando e quanto si risolverà. Speriamo è un problema che nel quale ce ne sono perché altri, è un problema che tocca un sacco di punti e che riguarda tutto, ripeto, tutta l'ossatura dello Stato e della pubblica amministrazione. È un problema drammatico. Friedman è d'accordo con Zurlo? È un'analisi intelligente, in effetti, perché le questioni di certificazione, le questioni di regione, le questioni della burocrazia, del MEF, sono tanti problemi. Alla fine però questo è uno questo è il banco mosse, di prova. È un banco di prova per il governo. Secondo me il governo vuole farlo, ha tante cose sul tavolo, c'è anche Beppe Grillo dietro l'angolo che vuole fare gli incontri, no? Ci sono un sacco e di arriviamo, problemi. Arriviamo proprio, svoltiamo quest'angolo e vado subito da Sisto, perché in realtà Sisto, che ha avuto degli accenti molto polemici su questo argomento nei confronti di Nardella in questo caso, ma comunque del governo, insomma, e del Partito Democratico, in realtà da quanto abbiamo sentito anche dalla conferenza stampa di ieri di Berlusconi e poi dalle parole di Renzi, perché ha detto l'intesa sulle riforme è un passo, quindi in realtà il tavolo di trattativa sulle riforme è meno agguerrito che non Sisto contro Nardella di oggi. No, ma contro Dario no, tra l'altro poi abbiamo la grande passione della musica in comune, quindi la politica... Ma già è vero che siete suonate. Questo grande no, feeling. Adesso però Nardella non è più in Parlamento, prima... Ma uguale, la musica non conosce riusciti, frontiere. La non musica siete non... riusciti a fare... Aspettiamo che ci invita. Ma ci riusciremo, anzi poi magari ci sentiamo perché vorrei fare una bella iniziativa insieme. Nardella è musicista. Sì, abbiamo questa grande passione che ci rende Nardella migliori, diciamo. Il violino io sono il pianoforte, se diciamo la verità, questo ci rende migliori. Musica migliore in assoluto, anche i politici, si immagina. Giusto. Ecco. No, volevo dire, sulle riforme il tema è diverso, le riforme si scrivono senza appartenenza, perché sono fatte nell'interesse del Paese, è un architrave destinato a rimanere nel tempo e ovviamente la politica delle riforme non può essere la politica legata all'economia, per esempio, perché si tratta di scrivere congiuntamente una pagina che serve al Paese per avere una modernizzazione costituzionale, la capacità di esprimere proprio in termini di semplificazione una efficacia dei provvedimenti legislativi. Detto questo, sul Senato è noto, ci sono delle posizioni contrastanti, oppure qualche perplessità sulla non elezione dei senatori, considerando che una legittimazione assunta tu cur dal consigliere regionale. Ma ragione Renzi, l'intesa è un passo? Ma diciamo che qualche miglioramento c'è stato, un po' come sull'Italicum, anche sull'Italicum, come Dario se lo ricorderà. E c'erano delle posizioni abbastanza distanti inizialmente, poi il patto del Nazareno è stato perfezionato con una buona discussione all'interno dei partiti, con alcune conclusioni che poi sono state ratificate dalla Camera, quindi un testo base che poi viene modificato. Noi abbiamo sul Senato alcune idee che stiamo verificando, stiamo facendo verificare, per esempio il conteggio e la divisione fra consiglieri regionali e sindaci. Però ormai avete accettato che non ci sia l'elezione diretta. Diciamo che in qualche modo stiamo portando sul tavolo degli strumenti che servono a mitigare in qualche maniera l'impatto della non diretta elezione dei senatori. È chiaro che il risultato deve essere quello di un Senato che ha un consenso, cioè un consenso che significa voti, quindi non un Senato che derivi dal numero dei consiglieri regionali eletti, per esempio mi riferisco alla componente dei consiglieri regionali, ma che risenta del numero dei voti che ciascuno ha. Cosa significa questo? Cioè significa che
Noi portiamo, questa è una idea sul tavolo di queste ore, portiamo la necessità che la selezione fra i consiglieri regionali che abbiano accesso al Senato non sia elettiva all'interno dei numeri dei consiglieri regionali, ma risenta di quanto ciascun consigliere regionale ha ottenuto come voti nel momento in cui viene eletto. Quindi una scelta che riporta alla gente il diritto di scegliere il consigliere però insomma regionale. Rispetto all'elezione diretta siete arretrati. Beh, diciamo che il dibattito si snoda, ma questa è la differenza fra appartenenza e non appartenenza. La legge elettorale. Ma io sono legge elettorale, dico una cosa, che se per avventura qualche cosa si modificasse su quello che è stato il lavoro della Camera, io penso che tutta l'impalcatura verrebbe rimessa in discussione. Questa è una legge che ha dei meccanismi molto delicati, governabilità, coalizione, soglie. Sono tre passaggi che quindi a mio avviso sono... Quindi non mettete in discussione nemmeno doppio turno? Il problema del doppio turno, anche questo è un tema che torna di attualità. Però ripeto, io dico sempre che una buona transazione lascia tutti un po' scontenti. Cioè chi è contento della transazione vuol dire che poi tanto transazione, tanto accordo non è. Un buon accordo sulla legge elettorale ci deve lasciare tutte le componenti un po' scontente. Io credo che l'Italicum abbia questa caratteristica. Nessuno è perfettamente contento, però garantisce governabilità, garantisce un accesso al Parlamento ragionevole. Sì, è stato Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera che l'ha varata, modifiche, non le vuole. Da questo punto di vista la definizione di, come posso dire, berlusconiano più renziano mi piace. Ah beh, vabbè. Renzianamente però, berlusconiano. Però con un po' di malizia che... tutti gli esponenti di Forza Italia che sono arrivati a questo tavolo, diciamo, di recente sono molto così, molto renziani. Beh, io sono stato il primo, però, da questo punto di vista, difesa delle riforme... C'è il renzismo di Sisto che poi smussa tutta la forza della polemica sulla pubblica amministrazione. No, noi però, siamo opposizione politica... leali sulle riforme. Beh, del resto la migliore campagna elettorale, diciamo, a Renzi alle europee gliel'ha fatta Berlusconi. Ma su questo non sono d'accordo. Allora, Barbara Saltamartini, è un passo l'intesa, risulta anche a lei che fa parte di una forza della maggioranza. E poi veramente NCD sulle riforme non si sente per niente. Ma non va è vero, bene siete, tutto voi, così com'è. Siete voi che voi commentatori, non lei ovviamente, non è un'accusa rivolta a lei personale, però insomma i commentatori televisivi preferiscono ovviamente parlare di del trio Grillo, Berlusconi, Renzi piuttosto che del grandissimo lavoro che si fa all'interno della maggioranza e sul quale secondo però me però sulle commissioni varrebbe... cioè sulle riforme. Beh, la nostra posizione è molto chiara. Noi intanto accogliamo con favore che le riforme finalmente anche per Forza Italia diventano materia di condivisione e di superamento degli ostacoli e delle differenze politiche, dei diversi schieramenti politici, perché diciamo, non sempre abbiamo avuto questa impressione, quindi accolgo favorevolmente la suggestione Però le faccio una domanda precisa. Detto nella questo, proposta di Guagliariello c'è l'elezione diretta. E la proposta di Guagliariello c'è un'elezione diretta anche di voi secondo livello. No, diretta di secondo livello, esattamente, per cui all'interno dei rappresentanti, dei consigli, espressione dei consigli regionali, noi vediamo un'elezione diretta di secondo grado. È ovvio che se ne discuterà in Parlamento. La cosa importante per noi era e rimane arrivare velocemente alla riforma dello Stato, delle istituzioni e quindi di tutto ciò che ne discende, perché l'Italia ha bisogno di innovarsi da questo punto di vista, però abbiamo sempre detto una cosa ed ecco perché ci spaventa la posizione di Grillo e noi ci auguriamo che rispetto a questa secondo noi finta apertura di Grillo insomma ci si ragioni in modo molto attento. Lo Stato si deve riformare, non rottamare. Ossia, io sono entrata in Parlamento in questa legislatura con una forza politica che diceva che voleva aprire il Parlamento come se fosse una scatoletta di tonno. Sì, e sì. Quindi, sovvertire qualsiasi regola della democrazia perché era tutta malata. Oggi Grillo, probabilmente anche in base ai risultati elettorali, dice che vuole parlare, vuole essere al tavolo del confronto. Ben venga. Lei, secondo lei Renzi fa bene a incontrarlo? Guardi, io sono convinta che la delegazione. Il Presidente del Consiglio, il Governo e quindi ovviamente i ministri incaricati sulle riforme dello Stato debbano incontrare e parlare con tutti, perché le riforme sono di tutti. Ho paura, sinceramente me lo faccio dire, ho paura di confrontarmi con una persona
che fino all'altro giorno pensava che attraverso un click o semplicemente un finto sondaggio su un blog si potesse cambiare tutto. Se Grillo effettivamente ha delle proposte, vuole contribuire a cambiare lo Stato, ben venga, poi si deciderà se sono utili o meno e funzionali al processo. Purtroppo non ora, perché devo dare la pubblicità tassativamente. Ne parliamo dopo, però dopo la pubblicità. Una chiamata. Allora, Dario Nardella, sindaco di Firenze, ma anche esponente di spicco, dirigente importante del Partito Democratico, che sa tutto, lo sa se oggi si incontrano Maria Elena Boschi, ministro per le riforme, e Romani, e comunque, questo per dire, è vero secondo lei, Nardella, che le riforme sono a un passo? L'intesa sulle riforme è a un passo? Non so se ha dei problemi di audio, mi sa Nardella, vero? Ci sono forse dei problemi di audio? Allora vado, aspettiamo per fare la domanda a Nardella e andiamo da Zurlo. Zurlo. Eccoci. Scusami Stefano, volevo sentire Nardella, ma intanto che ripristinano il collegamento audio, chiedo a te come la vedi sulle riforme, se pensi che effettivamente ci sia l'intesa, se il rilancio di Berlusconi sul presidenzialismo è stato, diciamo, così più un elemento tattico, ma che non pregiudica appunto un'intesa. Ma allora, intesa naturalmente è una parola che è un po' una scommessa, in qualche modo un azzardo, però sicuramente c'è stato un grosso passo in avanti, ma io credo che realisticamente tutti o quasi tutti i soggetti politici abbiano preso atto di due questioni. La prima, che Renzi ha preso il 40,8% e che andrebbe avanti come un treno e quindi si stanno adeguando a quello che è successo. Secondo, che è l'altro elemento molto importante che nessuno dice, è il tasso di astensionismo, che è impressionante, che lavora contro tutti i partiti. A questo punto si è messo in moto un po' tutto, perché abbiamo visto che nel giro di pochi giorni stanno accadendo fenomeni interessanti. Uno, Berlusconi ha rilanciato sulle riforme, anche se in realtà non si era mai sfilato dalle riforme. Noi sappiamo che Forza Italia è un po' come un partito pendolo, ci sono quelli che remano contro, quelli che sono favorevoli, con schieramenti che magari giustamente, insomma, si dice dialetticamente, per usare un'espressione brutta ma che rende, la vedono in maniera opposta. Mi pare che su questo Berlusconi abbia rilanciato, e l'elemento del presidenzialismo è un elemento, starei per dire, sia tattico che strategico, serve per rinforzare il pacchetto, ma in realtà è una cosa che lui ha sempre avuto in testa e che è molto importante, che è molto interessante. Ma contemporaneamente si sono mossi anche la Lega, come abbiamo visto, che è rientrata nel gioco, abbiamo visto Grillo, anche se su Grillo il discorso è molto complesso, perché tocca appunto il risultato elettorale. Tocca secondo me anche un po' quello che sta accadendo all'interno del movimento, perché è un momento un po' particolare. Grillo stesso si è un po' defilato, sappiamo che Casaleggio è convalescente, c'è un nuovo cerchio magico, per usare la solita espressione, che starebbe prendendo il potere col figlio di Casaleggio, con Di Maio e altri, quindi è una situazione anche molto fluida, dove c'è il tentativo anche di affacciarsi in Europa e di giocare una partita in Europa. In ogni caso mi pare che tutti i vari attori stiano lavorando sul tema delle riforme, quindi adesso io non so poi se ci impiccheremo appunto al problema dei senatori, sulla composizione del Senato, ma non credo. Io credo che si vada nella direzione che dice Renzi, si vada nella direzione delle riforme, in qualche modo queste riforme si faranno. Appunto, con la Lega si è trattato sul rapporto Stato-Regioni, con Berlusconi vedremo dove si piazzerà l'intesa, con Grillo non lo so. Ma insomma, io credo che il discorso complessivo sia che il treno delle riforme, che prima era, sì, allora, insomma, prima sentiamo, eravamo bloccati dalle elezioni. L'ultima cosa che volevo dire, proprio approfitto di Sisto e la butto lì. Naturalmente per Forza Italia si pone un problema che abbiamo visto in modo, come si dice, plastico anche oggi, che è quello che sottolineava prima la conduttrice, cioè che poi Forza Italia, vedi Sisto qua, da una parte attacca Renzi, dall'altra parte dice io sono renziano, nel senso che poi
voglio fare le riforme, vogliamo stare a questo tavolo. Alla lunga questa politica di stare a favore e contro, contro e a favore all'opposizione, ma insieme sulle riforme, è una posizione rispettabile, ma che io credo che l'elettorato faccia molta, molta fatica a capire e che danneggerà dal punto di vista elettorale Forza Italia. Quindi sarà un problema che prima o poi esploderà. Ma io rispondo allora molto... momento perché vabbè. Questo in realtà aveva anche un po' già risposto, però poi le do la parola. Volevo sentire Nardella sulle riforme perché prima non funzionava il collegamento audio e le chiedevo se lei è a conoscenza se ci sarà oggi effettivamente l'incontro tra il ministro Boschi e Paolo Romani di Forza Italia, se quando secondo lei Renzi incontrerà i grillini, la delegazione grillina, e in ogni caso appunto se sarà effettivamente è questione di poco, se addirittura a luglio potranno essere fatte queste riforme. Ma sugli incontri, come sa, io ora sono più concentrato su Firenze, non seguo le vicende nazionali dal punto di vista della quotidianità, però posso senz'altro risponderle sul tema delle riforme, anzitutto sul Senato. Io penso che il punto di fondo di questa riforma del Parlamento con il Senato non elettivo sia un punto positivo, perché non c'è meno democrazia, come qualche cittadino mi ha anche detto, perché la seconda Camera non è più elettiva. Anzi, purtroppo la democrazia si tradisce quando abbiamo un Parlamento bloccato, come oggi, come il Parlamento attuale, che impiega 359 giorni in media per approvare una legge. Quando abbiamo un bicameralismo scelto nel 1947-48, ma che oggi non funziona più. Lì sì che si attacca e si danneggia la democrazia. Se io ho una Camera elettiva, ovvero l'attuale Camera dei Deputati, e accanto una Camera rappresentativa delle autonomie, io do più voce ai cittadini. Perché? Perché la presenza dei rappresentanti delle regioni e dei sindaci è una presenza direttamente rappresentativa dei territori e della volontà dei cittadini sui territori. È una presenza che arricchisce il ruolo del legislatore nazionale. Se vi sono delle modifiche in meglio da portare sul testo della riforma del Senato, ben vengano, mi pareva lo dicesse anche Paolo Sisto. Però devono essere riforme che non trasformano radicalmente l'accordo iniziale e modifiche che possono anche nascere dall'apporto di nuovi soggetti, come ad esempio la Lega, il Movimento 5 Stelle. Su Grillo mi faccia dire una cosa, ben venga, come ha detto qualcuno, meglio tardi che mai, che il Movimento 5 Stelle lascia le posizioni pregiudiziali del no sempre e comunque e comincia a entrare nel merito e a discutere possibili accordi. Però deve esserci un comportamento alla luce del sole, trasparente, niente tattichine per perdere tempo, ma semmai per dare un apporto vero, visibile e concreto alla riforma del Senato. Su questo sono d'accordo con Zurlo quando dice che Renzi andrà in fondo, anche perché non è solo un capriccio del governo, ma c'è un mandato forte che è quello delle elezioni del 25 maggio, che erano sì rivolte all'Europa, ma erano anche rivolte a questo Parlamento e a questo governo, quel 40%, 41% che dice signori andate avanti. Allora, Friedman, so che ti occuperai anche nel programma di questa sera, nel presentare l'intervista a D'Alema, anche di riforme. Sì, c'è un piccolo editoriale in ogni puntata di Ammazziamo il Gattopardo stasera sulle riforme. Io direi questo, è chiaro che gli italiani vogliono che queste riforme vengano fatte, Senato, legge elettorale, secondo me capiscono poco di titolo quinto, veramente, che è stato mal spiegato dai politici. Che riguarda i poteri delle regioni, no? La distribuzione dei poteri tra centrale e regioni. Esatto. Gli italiani vogliono che si fanno queste riforme velocemente perché a loro aspetto veramente il piatto più importante. Jobs Act, riforma del fisco, riforma della giustizia, le altre riforme per l'economia che comprende la giustizia, che comprende fisco, che comprende burocrazia, perché è l'economia a stesa. Cioè in tutto questo dibattito politico dimentichiamo lo stato del paese. Su stasera
per chi vuol capire un po' l'intervista con D'Alema stasera che mandiamo in onda, un'intervista molto insolito, direi chi vuol... cioè è quella nella tenuta, è quella di D'Alema nella sua tenuta in Umbria. Però facciamo vedere i cani e lo spumante, ma soprattutto vediamo D'Alema, il politico che parla con me e che parla in modo, diciamo, sorprendente. Ma che il caso Mineo ci mostra, secondo me, come l'intervista che io mando in onda stasera con D'Alema ci mostra, perché Matteo Renzi fa benissimo andare a parlare con Berlusconi, con Grillo, con Salvini, con Alfano, con chiunque, perché D'Alema fa parte, è il simbolo per Sant'Antomasia di quel vecchio minoranza del PD che non vuole essere né rottamato né vuole cambiare, e secondo me analiticamente, senza schierarmi politicamente, quel minoranza, Mineo, Stefano Fassina, Bersagnani, D'Alemiani, sono quelli che sono veramente il vincolo, il problema per il Paese che blocca le riforme. La minoranza del PD. Va bene, dalla burocrazia alla minoranza. Vorrei prendere a Zurlo un attimo, sì, ma 25 secondo, secondi. No, soltanto, no, un momento soltanto, Sisto, perché vorrei far sentire... Per la loro guerra contro Renzi. Per rimanere su un momento sul terreno, aprire una parentesi, poi dopo la chiudiamo, però una parentesi che vorrei far sentire a Nardella, perché parlava dell'opposizione interna, insomma, dei malumori all'interno del PD nei confronti di Renzi. Allora, c'è una cosa velenosa, velenosetta, che ha detto ieri Rosi Bindi proprio qui a Omnibus, okay, a proposito del quando insomma avevamo fatto notare che c'era stato un grande applauso all'Assemblea Nazionale del PD quando Matteo Renzi ha detto torniamo alla festa dell'unità e che l'unità è un brand. Allora vorrei farlo sentire a Nardella, Rosi Bindi, il contributo. Io mi sono battuta perché le feste del Partito Democratico si chiamassero feste democratica, si chiamasse festa democratica, mi sono battuta perché io ho lasciato noi abbiamo lasciato il popolo, per me è stato un grande dolore. Io oggi vorrei salvare l'unità, ma nello stesso tempo vorrei che questo partito nuovo avesse la possibilità di avere case nuove, giornali nuovi, volti nuovi. È abbastanza singolare che... Come dire, che chi si è presentato all'insegna della totale rivoluzione rispetto al passato oggi si senta in nome di questo autorizzato anche a usare i brand del passato. Detto questo, il mio problema è un altro. Ma è stata un'uscita sincera o è stato un modo per mandare un messaggio adesso ci prendiamo la fondazione dei DS? Ma qualcosa, Berger, bisognerebbe abolire tutte le fondazioni dei vecchi partiti. Però io sarà che sono pieni di soldi, lo devi spiegare perché sennò non si capisce. Forse fa bene il segretario del Partito Democratico a dire si chiudono i battenti delle storie passate, però non catturando l'applauso perché si rifà la festa dell'unità, dicendo adesso faremo questo, dopo se la vedrà con Sposetti, ma sono affari loro. Allora, Nardella, se la vedrà con Sposetti, Renzi, ma c'è questo disegno anche, secondo lei, c'è un problema di riprendere qualcosa che è un patrimonio dei DS, però in effetti i DS sono nel Partito Democratico, non si capisce molto bene questa storia di non... Ma c'era questo intento, questa malizia che così, di Rosi Bindi? Bindi è brava nelle malizie, tra l'altro finalmente la sento parlare di facce nuove, non l'ho mai sentita parlare in questi anni della necessità di facce nuove, però come Grillo, meglio tardi che mai, come Grillo sulle riforme, Bindi sulle facce nuove. Detto ciò, a me è sembrato invece un bel segnale da parte di un leader politico che oggi non è più il leader dei renziani, smettiamola con questa storia. È il leader di tutto il Partito Democratico e direi di un pezzo straordinariamente grande del Paese, dell'Italia, del centrosinistra, che ha dato alle forze democratiche riformiste una risposta a quello che fino ad oggi sembrava un sogno, un'utopia. No, ma questo cioè non è per entrare nel dibattito così di che cosa rappresenti, era una domanda molto spicciola, anche perché c'è stato un articolo anche sul Fatto Quotidiano che diceva, vado un po' al... perché poi se non sarebbe lungo parlare... No, dico perché il riferimento alle feste dell'unità è rivolto a un mondo della sinistra che sembrava antirenziano. Però la domanda è, che succede di quelle fondazioni? Ci sarà il tentativo, qualcuno faceva notare, lo ha scritto il Fatto Quotidiano e lo diceva anche la stessa Rosi Bindi, anche se non nel pezzo che abbiamo montato,
che in realtà la firma, diciamo, oltre a quella di Sposetti c'è quella di Fassino, che invece, che è l'attuale sindaco di Torino e che in realtà è un renziano. Allora ci si prepara, diciamo, è un po' la chiave per entrare in questo patrimonio dei DS, è così, Nardella? Glielo chiedo in modo esplicito. Certo, no, guarda, io da iscritto del Partito Democratico le dico che se deve essere un approdo finale definitivo il Partito Democratico è giusto che anche temi come il patrimonio dei DS siano affrontati in modo chiaro, lineare, regolare, e quindi è giusto che nel Partito Democratico, dal mio personale punto di vista, ripeto, di iscritto al Partito Democratico, tutte le risorse, compreso il patrimonio, possano convergere in questo nuovo soggetto. Quindi se c'è un percorso in quella direzione, ben venga. Ben venga, se vedo, attraverso Fassino ovviamente non c'è niente di male. Io, Friedman, ci ha dato una notizia. No, solo questo. No, Gianna fa bene a dire queste cose, io non seguo questo con precisione, ma per me Rosy Bindi fa parte del passato del suo partito ed è una figura meno rilevante oggi che 20 anni fa. È per me un politico italiano dell'ultimo secolo. Non mi pare però che lei lo dice a questo punto, mi pare di sé, forse un sì, po' più di percezione. Poi, poi la realtà di Rosy Bindi è che non è esattamente moderna. Cioè, no, certamente, non è no, moderna. È moderna, in questo lei... caso, Barbara Saltamartini. No, io volevo rassicurare Zurlo su quella questione della possibilità che il percorso riforme-opposizione possa essere dannoso per il nostro elettorato. Fisto ci ha fatto chiudere la parentesi dell'unità, che però dopo riapriamo per via di Grillo. Ma 20-25 secondi, bisogna stare molto attenti. Il nostro non è una sindrome di Stoccolma nei confronti di Renzi, né una sudditanza, né... diciamo sopravvivere in nome di Renzi, esattamente il contrario. È una sindrome solo di Sisto, allora. Ma possiamo, se mi dai tutta questa capacità ti sono grato. Io dico solo questo, che diventa importante invece una grande prova di maturità critica nei confronti delle riforme. Cioè la domanda è, sulle riforme è meglio partecipare o non partecipare? Può essere banale la, certo, la domanda. Certamente è meglio partecipare con uno spirito certo critico in cui noi rappresentiamo il centrodestra che coopera alla ristrutturazione dello Stato. Cioè io penso che questo gesto, il gesto del Nazareno di Berlusconi, ha questo significato. Alle riforme bisogna partecipare fattivamente e costruttivamente. Alcune, però, quelle che oggi sono in ballo, noi partecipiamo su tutte le riforme. Sulla politica non c'è scampo. Sulla politica noi siamo opposizione. Del mercato del le riforme, lavoro, la riforma le riforme, del fisco. Beh, guarda, per la verità è una polemica che proprio voi non dovreste aprire, ma io la chiudo. Però colgo la palla al balzo per girare non so se questo sia stato chiaro su sì, questo. Il renzismo di Forza Italia su questo tema. Cioè, naturalmente una critica, parliamo di veleni, ma c'è una critica velenosa forse più di quella di Rosy Bindi che arriva da Matteo Salvini nei confronti del nuovo centrodestra, perché ha detto Salvini: Alfano è un soprammobile in casa Renzi. Ma questo fa parte del linguaggio di Salvini, che evidentemente pensa che in questo modo ottiene più simpatia e attrae più voti. Io però voi avete un problema di visibilità che poi, diciamo... Mi dispiace perché Salvini non ha capito che in questo momento, come probabilmente non hanno capito altri, ognuno dà le proprie posizioni e ognuno anche, diciamo... con il proprio percorso storico, la propria storia politica, le proprie cose. Qui noi abbiamo una sfida di fronte che Angelino Alfano, in maniera assolutamente chiara, ormai 20 giorni fa, ha lanciato dalle pagine della stampa attraverso un dibattito pubblico, che è quella di dire: ragazzi, Renzi ha preso il 40,8%, il 41%, volendo fare cifra tonda, alle elezioni europee. Sicuramente c'è da quella parte della politica italiana c'è un fermento, c'è un partito con un segretario legittimato che stanno raccogliendo grande consenso, portano avanti i loro progetti. Da questa parte il nuovo centrodestra, con tutti i passaggi che ci sono stati, e ogni posizione è legittima per la sottoscritta. Vogliamo ragionare effettivamente di come, in quale modo, in quale contesto, con quale prassi, partendo da che cosa? Io dico dai contenuti prima ancora che dalle strutture e dagli organigrammi.
noi abbiamo un compito che è quello di rifondare, ricostruire l'alternativa alla sinistra italiana, che si chiama centrodestra. Cioè, come si fa a dire una cosa del genere? Fammi finire di parlare, perché diventi antipatico. Noi governiamo e noi abbiamo scelto di far parte proprio per quel senso di responsabilità a cui tu prima ti richiamavi, perché te quando ti fa comodo stai con Renzi, quando non ti fa comodo non ci stai, perché ovviamente siete né carne né pesce, come abbiamo detto. No, io faccio le riforme, critiche. Noi siamo al governo perché abbiamo scelto di anteporre gli interessi di parte agli interessi di parte fuori dell'Italia. Sì, ma ci vuole già su discontinuità. La pace è discontinuità. Tant'è che alcune delle riforme che si stanno facendo, grazie anche al nostro apporto, non esclusivo, grazie anche al nostro apporto, si fanno in una misura diversa. Vorrei ricordare a Sisto, e prima ed ecco perché glielo vi chiedevo, non quindi provocatoriamente, che anche la riforma, la prima parte perché non è esaustiva, della riforma del lavoro che abbiamo portato a compimento, ha una grande influenza di quelle che sono sempre state le nostre scelte politiche e culturali. E se non c'eravamo noi lì dentro, perché voi non avete contribuito niente, anzi avete fatto le riforme costituzionali, sono una cosa, la politica è un'altra. La riforma del lavoro è una riforma tra le più importanti che aspettano i cittadini, e voi su quello che siete tirati indietro unicamente in una logica sterile di contrapposizione politica. Questo mi dispiace, capisco che sei un po' nervoso, ma guardi, io non sono. No, scusatemi, d'accordo, mi dispiace perché la sfida che abbiamo di fronte, e mi dispiace cogliere quindi che evidentemente a Francesco Paolo Sisto non interessa, che è quella di costruire un'alternativa al centro-sinistra italiano, quando arriveremo a quel momento, ossia quando avremo ridato al Paese le riforme necessarie per poter avviare una nuova fase. Io mi chiedo perché da questo punto di vista loro, in particolare in questo momento di dibattito scontro Francesco, ma in particolare anche Salvini, che tra l'altro, voglio dire, anche lui ha ottenuto un grande successo elettorale che io gli riconosco senza nessun problema. L'accanimento terapeutico di alcune persone o di alcuni quotidiani nei confronti del presidente del nuovo centrodestra, che si chiama Angelino Alfano, non solo lo trovo fuori luogo, ma lo trovo anche di cattivo gusto nel momento in cui ognuno di noi in questo momento è chiamato a rimboccarsi le maniche e dalla parte da cui ha scelto di stare, quindi Forza Italia all'opposizione semantica, sinceramente mi sembra assolutamente fuori luogo. Le devo aggiungere un'altra domanda naturalmente a questa sulle parole di Salvini, una replica sulle parole di Salvini che abbiamo citato, Alfano soprammobile. Non sarà però che un po' vi sentite nel cono d'ombra, tanto che secondo molti osservatori l'uscita infelice che ha avuto Alfano sul caso di Iara, il voler dire il nome, è la sua idea, nel senso lei sta giudicando un'uscita. No, ho detto lo scivolone, è stata commentata come infelice da parte di alcuni. No, dico, personalmente non la ritengo tale. Bene a non scrivere presunto, a dare quella notizia mi spiega però la differenza, mi spiega la differenza, perché quando abbiamo letto in pagine e pagine di giornali, quando abbiamo ascoltato fior fior di giornalisti intellettuali che rispetto ad altri casi hanno ancor prima che fosse data notizia dalle autorità competenti di certezza del reato. Ma lui è il ministro. Aspetti. Oggi a me fa piacere che oggi si guardi alla presunzione di innocenza, ci mancherebbe. Sono garantista, lo sono sempre stato, come Francesco, e quindi da questo punto di vista mi fa piacere che questo ci sia. E appunto, ma io dico una cosa, mi spiega per quale motivo oggi noi abbiamo montato, e guardi, mi dispiace essere in disaccordo con lei, ma Angelino Alfano ha rivendicato un'operazione di anni di lavoro da parte delle unità investigative, della polizia, dei carabinieri, a cui va il nostro totale riconoscimento. Ma l'operazione non era finita, così ha detto la procura, intanto la procura ha detto una cosa e il contrario, perché poi bisogna leggerle tutte le carte, ma secondo lei il ministro dell'interno che dà quella notizia l'ha data perché così l'ha saputa, evidentemente ha voluto riconoscere, e io gli sono grato per questo, perché ha riconosciuto al chi ha potuto portare a termine questa indagine. Un riconoscimento contro la volontà di chi faceva l'indagine. Ma non è vero, però. Ma questo poteva aspettare. Io sono contenta che se questa persona
verrà riconosciuta colpevole, finalmente è stata presa. Perché un omicidio di una ragazzina di 13 anni ha fatto vivere, questo sì, tutti. Alfano è stato più tempestivo che nel caso di Kazakistan. Questa è molto maliziosa, però diamo la pubblicità e poi torniamo a parlare ancora di giustizia e di procure per un'altra vicenda, però a fra poco. Allora, vado a Milano da Zurlo perché c'è un'altra notizia che abbiamo lasciato in coda della nostra puntata di Omnibus, ma è una questione molto importante che riguarda la Procura di Milano, lo scontro fra il procuratore capo Bruti Liberati e Robledo, il PM Robledo. Questo scontro, come si sa, è approdato al CSM, il CSM doveva decidere chi aveva ragione, chi torto, insomma, eventuali provvedimenti ieri e invece la decisione è stata spostata. Ad oggi il giornale per cui scrive Zurlo dice, la titola così questa storia: Napolitano detta la sentenza sui magistrati di Milano, un giudice, due punti, ha debiti da onorare, e insomma viene accusato dal giornale, diciamo dai commenti del giornale, da Alessandro Sallusti che è il direttore, ma anche da Marco Travaglio. Napolitano viene accusato di aver condizionato la decisione del CSM e quindi alla fine di voler salvare e coprire Bruti Liberati e non e quindi insomma non procedere nei suoi confronti. Che cosa ne pensi? Cosa succede? Cosa ti aspetti da allora, questa? Intanto prendiamo atto, archiviamo le larghe intese musicali tra Nardella e Sisto e passiamo a questo tema assai intricato, ma mi sembra che le cose stiano così. C'è uno scontro violentissimo all'interno della Procura di Milano che dura da anni, di cui siamo venuti a conoscenza con grande ritardo, ma che dura da anni e che riguarda inchieste delicatissime, SEA, Gamberale, Formigoni, Caso Rubi e chi più ne ha più ne metta. È successo di tutto e questo è un dato di fatto, perché ci sono rapporti e controrapporti di una parte e dell'altra. Diciamo che le accuse di Robledo sono che Bruti Liberati avrebbe deciso di affidare fascicoli a un magistrato piuttosto che a un altro, sì, in maniera non solo, questo è un elemento base, ma poi abbiamo appreso che ci sono stati fascicoli dimenticati per mesi, questo lo ha detto Bruti Liberati, ha detto una deplorevole dimenticanza. Abbiamo appreso che si è discusso sull'iscrizione di Formigoni nel registro degli indagati un anno prima / un anno dopo. Ci sono valutazioni che hanno coinvolto gli altri magistrati su fronti contrapposti, sto parlando di Pomarici, della Boccassini e di altri. Allora io dico anzitutto che qui c'è un tema che è colossale, che è un tema che nel piccolo sul giornale noi avevamo posto circa 20 anni sì. fa, che è quello dell'obbligatorietà dell'azione penale, certo. Del margine di discrezionalità che hanno i magistrati. Questo è il vero tema di cui si discute. Vengo 112. A Napolitano e la dico in 2 secondi. Allora, dato storico, Napolitano è stato il grande sponsor dell'elezione di Bruti Liberati a procuratore della Repubblica di Milano perché l'ha voluto lui. Questo non lo dico io, lo dicono i consiglieri del CSM, basta che glielo chiedete e ve lo dicono. Questo è il primo punto. Secondo punto, c'è stata una riforma dell'ordinamento giudiziario che ha, come si dice, dato molti più poteri al procuratore. Napolitano ha mandato una lettera al vicepresidente Vietti, che casualmente si era esposto già settimane fa con interviste in cui in sostanza sposava la linea Bruti Liberati contro Robledo in un modo che è parso, come dire, singolare, visto che lui è il vicepresidente del CSM, ma evidentemente era il ventriloquo, il megafono di Napolitano. Napolitano di fatto vuole mettere un coperchio su questa vicenda dicendo: lui è il capo, lui deve comandare, il resto non conta. Questo mi pare il succo della vicenda. Io credo, non sono sicuro, perché il CSM è spaccato, perché ci sono state addirittura 3 relazioni che hanno anche rimescolato le carte da un punto di vista delle alleanze, delle ideologie, delle singole correnti, perché ci sono per esempio una mozione Nappi-Zanon che mescola, diciamo così, destra e sinistra. Ma il punto mi pare questo: si vuole andare verso l'archiviazione, si vuole andare verso l'archiviazione del procedimento. E salvare tutti e due, però, perché quando Napolitano pare che abbia scritto in questa lettera che ha inviato al CSM, che non è stata letta da Vietti al CSM, di non delegittimare le procure.
Ecco, però mi sembra che si vada in questa direzione, anche se con un meccanismo molto all'italiana, perché poi in realtà si trasmette, si è già trasmesso i vari fascicoli alla Procura Generale che avvierà l'azione disciplinare, quindi non si trasferisce nessuno, non si danno sanzioni a nessuno, ma si è già mandato nei fatti e ai titolari dell'azione disciplinare. Chiarissimo. Però mi pare che questa sia una soluzione, come dire, che salva la regola, ma che però dal mio punto di vista non va assolutamente bene, perché non si può dire che sia ininfluente quello che è successo, che tutto vada bene e che possano coesistere magistrati che si accusano reciprocamente di dire il falso. Chiarissimo, che si sono Stefano, ti interrompo soltanto perché abbiamo pochi minuti, ci sono ancora delle domande che devo fare a Nardella, e però volevo sentire Sisto se è d'accordo con questa lettura e se condivide le parole di Marco Travaglio, che sono simili a quelle di Sallusti oggi. Scrive Travaglio, il fu organo di autogoverno dei magistrati diventa il cortile di casa Napolitano. È così. Ma io fra Davide e Golia preferisco sempre Davide a Golia, mi sta più simpatico. E se dovessi, diciamo, commentare l'intervento del Presidente della Repubblica, userei una frase antica: tu quoque bruti fili mi. Cioè, in qualche modo mi sembra che il Presidente della Repubblica sia intervenuto a favore del Procuratore della Repubblica con un fenomeno di paternità, di posizione, difficilmente compatibile con il suo ruolo. Anche perché, essendo il Presidente l'esponente apicale del Consiglio Superiore, è chiaro che questo intervento è un po' politico, un po' personale, un po' protezionistico, si ingerisce però in un procedimento disciplinare che deve essere invece questo intervento. Questa è anche la ragione del rinvio. Ma questo intervento, sentire cosa ne pensa Nardella e poi Barbara Sottamartini. Insomma, questi interventi del Presidente della Repubblica probabilmente costituiscono un leitmotiv di questa legislatura, anche non solo di questa, su cui bisognerebbe meditare. Nardella, sulla lettera di Napolitano e lo scontro all'interno della Procura di Milano. Ma guardi, Sisto ha ricordato il ruolo che ha il Presidente della Repubblica, e cioè per la Costituzione è anche Presidente del CSM, dunque è il più alto rappresentante del potere giudiziario, quindi da questo punto di vista fa il suo dovere. Non condivido io questa battutina del cortile di Napolitano. Il CSM è presieduto da Napolitano, quindi è bene che il Presidente della Repubblica tuteli il prestigio della magistratura. Io in quella lettera, che però è riportata solo per piccolissimi stralci, perché Vietti, il vicepresidente, ha scelto di non leggerla. Esatto. Io leggo sulla preoccupazione di tutelare la credibilità della magistratura nel suo insieme. Poi vi possono essere nelle singole procure casi specifici, anche seri, che il CSM per legge deve dirimere. Questo è un caso specifico. Barbara Saltamartini, però veramente telegrafica. Proprio perché una battuta. Io credo che in realtà in questo momento chi è, sta minando la credibilità e l'autorevolezza della magistratura è proprio lo scontro interno che c'è in questo momento alla Procura di Milano. Quindi da questo punto di vista, quando noi diciamo che è opportuno ragionare e ritornare a ragionare finalmente su una riforma complessiva della giustizia che vada anche a ridefinire alcuni aspetti, anche l'obbligatorietà dell'azione penale. Esatto, credo che valga la pena non ridicolizzarla in una battuta giornalistica, ma veramente rimboccarsi le maniche e riaffrontare questo tema, che è un tema caro al centrodestra, in maniera esaustiva e definitiva. Allora, ho un'ultima domanda per Nardella, proprio per chiudere. Sto ancora al Fatto Quotidiano oggi, perché oggi ha delle letture diverse. Dice il Fatto Quotidiano: c'è uno scambio, quasi accordo Renzi-Berlusconi, ma in cambio è sparito il provvedimento anticorruzione dal calendario del Senato. È uno scambio di questo tipo o sarà ripresentato, naturalmente falso in bilancio, l'allungamento dei termini di prescrizione nella riforma di Orlando, che cosa succede? Io non credo a questa ipotesi, a questo schema del fatto. Vedo che l'impegno di Renzi del governo è massimo sul fronte della corruzione e sono sicuro che andrà avanti anche nei provvedimenti legislativi.
Allora, ci dobbiamo proprio fermare, però prima vi ricordo che il 21 giugno sarà la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. L'associazione italiana contro, la ONLUS che la organizza, contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, e che però oggi dalle 8 alle 20 sarà attivo il numero verde dell'AIL per i problemi ematologici. Lo vedete inquadrato nella nostra regia, 800-226524, realizzato quest'anno grazie al sostegno dell'associazione 30 ore per la vita, e offre a tutti coloro che chiameranno consigli sulla malattia e sui centri migliori di terapia presenti sul territorio nazionale. Ci dobbiamo proprio fermare. Veramente un'ultimissima cosa, Nardella, me lo dimentico, ma adesso mi è caduto l'occhio sull'unità. Abbiamo parlato prima dell'unità, poi se no rimaneva incompleto. Grillo agita il manganello, ha detto che se il giornale chiude l'unità è un bene. Lei che dice? Che Grillo non si smentisce mai. Va bene, chiudiamo qui. Grazie Alan Friedman, in bocca al lupo per il programma. Grazie. Questa sera alle 23.15. Tiziana Panella dopo di noi. Omnibus torna domani. Buona giornata a tutti. Grazie agli ospiti. Buongiorno a tutti.